Ciao a tutti, questa volta parliamo di proprietà tecnologiche che erano le ultime che mancavano, visto che avevamo visto prima le fisiche, le chimiche, le biologiche e le meccaniche. Prendi tutta la definizione, lavoriamo diversamente, stavolta lavoriamo su una mappa anziché sulle solite dispense. Si definiscono proprietà tecnologiche dei materiali quelle proprietà di materiali che riguardano la loro lavorabilità, cioè la loro attitudine a subire determinati tipi di lavorazioni. Quindi, collegata alla lavorazione, in campo odontotecnico, per cui la lavorazione odontotecnica, la scienza che studia questa, la tecnologia, tant'è che la mia materia, scienza dei materiali dentali, un tempo si chiamava giusto appunto tecnologia. Andiamo a vederle ad una quali possono interessare in campo dentale. La plasticità l'avevamo già vista nelle proprietà meccaniche, ma dato che la deformazione plastica può essere sfruttata per dare la forma a un oggetto e quindi per una lavorazione, rientra a tutto tondo nelle proprietà tecnologiche, mentre l'elasticità, dato che è una deformazione reversibile, non può essere utile per un tipo di lavorazione perché tu dai la forma, ma poi appena cessi di applicare la forma viene riacquistata. Plasticità, ne andiamo a vedere due addirittura, sono divise in malleabilità e fusibilità. Qua c'è un errore, eccola qua. Malleabilità ed utilità. La correggiamo al volo. La fusibilità è qua. Malleabilità ed utilità. La malleabilità è una plasticità sotto l'azione di una sollecitazione semplice di compressione e la lavorazione viene chiamata laminazione. Una lavorazione molto importante per gli acciai. A Genova esistevano gli Ilva laminati piani, proprio perché si fanno questi laminati lunghi e sottili sotto l'azione di una compressione. Invece, se noi applichiamo una sollecitazione semplice di trazione sul metallo, facciamo una trafilatura. Trafilatura, importante ad esempio per i fili, per i ganci ortodontici, ad esempio, è una lavorazione, appunto, la sua lavorazione viene chiamata trafilatura ed è estremamente importante in campo dentale. I fili sono lunghi e sottili, si ottiene sparando, come si fanno per esempio gli spaghetti in cucina, il materiale contro dei fori via via sempre più sottili e si ottengono dei fili sempre più lunghi e sottili. Una proprietà tecnologica estremamente importante è la fusibilità, in quanto anche se attualmente con l'avvento del CAD/CAM mano a mano le fusioni verranno sempre più abbandonate, la fusione c'era persa e comunque una lavorazione ad oggi abbastanza importante in campo dentale. Fusibilità, ad esempio la fusibilità di un metallo è la capacità di un materiale di subire fusione, quindi passaggio di stato da solido a liquido. Tutto ciò che facilita questa fusione agevola la fusibilità. Intanto la lavorazione di fusibilità si chiama colata. Importante ricordarlo, la colata è quando il metallo fuso viene buttato dentro, inserito dentro la forma, ad esempio refrattaria vuota, come facciamo durante la fusione a cera persa, per andare a riprodurre la forma del nostro dente o dei nostri denti in cera, e la cera è stata allontanata appunto durante il procedimento di fusione a cera persa. La colata consta di una serie di passaggi, cioè la fusione vera e propria, e la colata che può essere fatta in modi diversi. Sistemi di fusione, tre. Cannello, che è comunemente impiegato e lo trovate nei laboratori odontotecnici, forno elettrico e forno a induzione elettromagnetica. Soffermiamoci un attimo sul cannello. Il cannello, intanto, come
consente una colata normalmente per centrifugazione, cioè c'è una centrifuga e con la forza centrifuga si spara il metallo all'interno dello spazio vuoto, tenendo conto che se uso una lega tipo le leghe nobili auree ad alta densità occorre una rotazione più lenta, mentre se uso una lega non nobile a densità che può essere anche due volte e mezza inferiore di quella nobile circa, occorre avere una rotazione della centrifuga più veloce, perché il metallo fa più fatica a entrare all'interno della forma vuota. Il punto critico di questo sistema è il controllo della temperatura, perché è occhiometrico. Perché è importante il controllo della temperatura? Perché noi sappiamo che la colata va effettuata a una temperatura di sovraffusione tra i 50 e i 120 gradi superiore all'intervallo più alto dell'intervallo di fusione di una lega o della temperatura di fusione di un metallo. Perché si fa questo? Perché se noi la fondessimo esattamente alla temperatura di fusione, il metallo non riuscirebbe a entrare nella forma, in quanto incontrando la forma più fredda, data la sua elevata conducibilità termica, si raffredderebbe immediatamente e non riuscirebbe a riempire, avverrebbero delle fusioni incomplete. Ma nello stesso tempo non è che per questo motivo io possa andare a 200-300 gradi di più. Perché? Perché il ritiro, ad esempio, del metallo sarebbe troppo rispetto a quello che mi aspetto. Ricordo infatti che più alta la temperatura che arrivo, più alto il salto, il delta T che fa quando raffredda per arrivare alla temperatura ambiente, e quindi il ritiro sarà maggiore. Inoltre, dato che normalmente le fusioni le facciamo non in ambiente inerte, la reattività dei metalli con l'ossigeno è maggiore a temperature più alte, essendo una reazione chimica. Come faccio a fare a venire la fiamma? Un breve ripasso: tutte le fiamme sono date dal triangolo formato da comburente, combustibile e scintilla, energia che fa innesca la reazione. Comburenti usati in odontotecnica sono normalmente due, aria e ossigeno. In teoria si potrebbe usare anche il protossido di azoto, ma difficilmente viene usato, a parità di combustibile, passando da aria a ossigeno all'eventuale protossido d'azoto, la temperatura della fiamma aumenta. Il combustibile utilizzato invece in campo odontotecnico sono essenzialmente metano e propano, in qualche caso si potrebbe utilizzare l'acetilene, l'etino. Anche in questo caso, a parità di comburente, la fiamma del metano è la più fredda, quella del propano è quella intermedia, mentre quella dell'acetilene è quella nettamente più calda. Per cui la combinazione che porta una fiamma più calda è quella tra acetilene e protossido d'azoto, mentre quella che porta a una fiamma più fredda è quella tra metano e aria. Forno elettrico, un forno a induzione elettromagnetica. Il forno elettrico è un forno riscaldato da delle resistenze elettriche, invece il forno a induzione elettromagnetica, attraverso un campo elettromagnetico, si ha un'induzione di corrente che, passando in un'opportuna serpentina, riscalda e porta alla fusione. Questi due hanno un grosso vantaggio, perché hanno un pirometro, cioè un misuratore di temperatura, per cui consentono di andare a misurare perfettamente la temperatura. In questo caso la colata può essere fatta per centrifugazione o per iniezione. In questo caso si parla in realtà non più di fusione, ma di iniezione a cera persa, ma una sottigliezza. Quali sono altri fattori importanti? Per cui quali sono i fattori importanti per la fusibilità? La temperatura di fusione del metallo, la sua fluidità nel momento in cui viene fusa. Spesso e volentieri occorre aggiungere un antiossidante fondente per proteggere dall'ossidazione e nello stesso tempo abbassare la temperatura di fusione. Mi pare di avervi detto tutto su questo. Andiamo alla temperabilità. La temperabilità è, per la prima volta sentiamo parlare, almeno noi, in base a come ho imposto io le lezioni, di trattamento termico, che è un riscaldamento elevato al di sotto della temperatura di fusione, per cui non si porta il metallo a fusione,
permanenza a quella temperatura per un certo tempo e raffreddamento rapido. Un po' come facevano, non so se avete mai visto, i film di Cappa e Spada in cui, perché di Cappa e Spada, addirittura i guerrieri che per rendere la propria spada più dura, normalmente cosa facevano? La prendevano, la mettevano nella fiamma, poi quando diventava rossa la mettevano sull'incudine, la battevano e così facendo ottenevano una spada con una durezza maggiore, almeno speravano di ottenere una spada con una durezza maggiore di quella del proprio avversario in battaglia. La tempra si basa proprio su questo concetto. Posso avere, in base che sia positiva o negativa, ecco, la tempra è la lavorazione della temprabilità. Nel caso in cui la tempra sia positiva o negativa, positiva un aumento di durezza e conseguentemente una diminuzione di plasticità del materiale. Viceversa, negativa, una diminuzione di durezza e un aumento di plasticità. Qua ci sono una serie di sinonimi che potete trovare, ad esempio nelle carte metallografiche difficilmente trovate tempra positiva e tempra negativa, ma trovate tempra e stempra. La tempra è la tempra positiva e la stempra è quella negativa. Passiamo alla saldabilità, qua molto rapido, perché qua ci serve da parlare per delle ore, perché di metodi di saldatura ce ne sono tantissime, ma per saldabilità si intende l'unione di due superfici metalliche mediante riscaldamento con o senza metallo aggiunto. Il punto di contatto che le unisce si chiama giunto saldato. E se la saldatura è fatta in modo adeguato, la resistenza al giunto saldato è maggiore addirittura del resto. Giusto per citare due tipi di saldature utilizzate in campo dentale molto comuni, citiamo la saldatura laser, dove ci sono dei laboratori che lavorano quasi esclusivamente con questo, poi ci sono saldatura a plasma, saldatura TIG, e la brasatura, che è una saldatura particolare senza aggiunta, con l'aggiunta di un metallo esterno, che ha temperatura di fusione inferiore alle due parti a saldare. Le due parti a saldare inglobate in un apposito materiale da rivestimento vengono riscaldate con una fiamma e così facendo trasmettono il calore al metallo posto, messe vicine una all'altra, le due parti a saldare, lasciando uno spazio capillare, e il metallo posto in mezzo a questo spazio capillare, per, grazie alla trasmissione del calore, si fonde e per capillarità scende nello spazio vuoto, poi solidificando unisce le due superfici. Lavorabilità d'utensile: l'utensile si intende arnese, per cui un esempio classico è la fresatura, e la definizione è una lavorazione che porta di un materiale che porta asportazione di truccioli. I truccioli sono quei ricciolini, ad esempio del legno quando fate trapanate, o del metallo quando fresate, se l'avete visto. Al di là di questo, queste sono effettivamente le proprietà tecnologiche. Andiamo un attimo a vedere una che non è una proprietà, ma è molto strettamente collegata alle proprietà tecnologiche, che è la rugosità. La rugosità, allora, se voi vedete un materiale che a occhio appare, potete perdere il disegno che ho una mano pessima, ma comunque immaginate che questa sia una superficie lucidata. Se andiamo a vedere questa al microscopio, in realtà la situazione è di questo tipo. Cioè si hanno delle micro irregolarità superficiali che possono essere andate a verificare con uno strumento chiamato palpatore, che passando sopra ogni volta che incontra una asperità da un segnale elettrico, facendo la media dei segnali elettrici che rappresentano l'altezza di queste micro irregolarità, ottengono la rugosità. La rugosità è estremamente importante perché mi dà alcune importanti indicazioni che sono le seguenti: più una superficie rugosa, tanto è probabile che su di essa si accumulino placca batterica e formare del tartaro. Ecco, in questo io voglio farvi
un flashback, per ricordare una cosa molto importante. Quando noi facciamo una lavorazione odontotecnica, ad esempio, vogliamo fare un metallo ceramica, una metallo resina, noi vogliamo lavorare su delle superfici rugose quando diamo l'estetico, altrimenti quando con l'appennello passeremo il nostro liquido, il liquido formerebbe una pallina, cioè la bagnabilità sarebbe zero. Ma nello stesso tempo, quando invece il lavoro deve andare in bocca, deve essere assolutamente lucidato a specchio, proprio per questo motivo. Rugosità maggiore, minore resistenza a fatica. Ricordo, resistenza a fatica, resistenza alle sollecitazioni cicliche. E dato che cosa provocavano queste sollecitazioni cicliche? Aperture di difetti superficiali in punti di invito a rottura dati dagli apici, ad esempio, di fessure. E questi che vediamo qui sono degli apici, per cui tutti questi punti sono teoricamente tutti in punti di invito a rottura. Se abbiamo una rugosità in un materiale duro, può dare usura adesiva o abrasiva, nel caso in cui o adesiva o abrasiva al dente antagonista, o anche allo stesso dente in ceramica. Invece, una cosa molto importante, se abbiamo un restauro metallico, il rischio di subire corrosione, che può essere anche strettamente collegata un po', può avvenire un pitting, una vaiolatura se la superficie è passivata, un po' anche all'accumulo di placca e tartaro per corrosione sotto deposito o corrosione batterica. Bene, spero che vi possa essere stato d'aiuto. Vi saluto tutti, ci vediamo in classe. Ciao.